Vi siete sempre domandati come sfruttare al meglio uno smartphone Android a bordo della vostra auto? No? E che ci sono qua? Me ne vado allora, scusate, Scherzone! Va bene, dai, vi spiego come sfruttare al meglio Android Auto sulla vostra vettura. Prima di spiegarvi come funziona e che cosa offre Android Auto, partiamo da principio. Che cos'è Android Auto? Android Auto è uno standard che permette ovviamente al vostro smartphone Android di interfacciarsi con una vettura compatibile. Sì, perché non tutte le vetture sono compatibili con Android Auto. Con questo standard siamo ben lontani dal classico Bluetooth che vi permette di fare telefonate oppure di ascoltare la musica. Qui abbiamo molto di più e adesso vi spiego come si collega e quali sono le sue funzionalità. Quando acquistate una nuova vettura dovete verificare che ci sia a bordo Android Auto e che sia compatibile. Perché non è detto che un'auto compatibile con Android Auto ce l'abbia a bordo, perché molto spesso bisogna pagarlo a parte. Quindi mi raccomando, se lo volete, quando acquistate una vettura nuova dovete attivare e scegliere l'opzione di Android Auto. Altrimenti con una vettura usata sappiate che dovete verificare prima questa cosa. Prima ancora di collegare il cavo dovete andare su Play Store e verificare di aver installato l'applicazione di Android Auto. Qui nel mio caso è già installata ed è già aggiornata. Siamo pronti quindi per partire. È arrivato il momento di procedere con il collegamento. Collegate il cavo, date tutti gli accessi alla vettura e in questo caso la nostra Seat ci chiede se vogliamo collegarci ad Android Auto. Vedete, è già partita la configurazione, non dovete far altro che cliccare su continua, succedono delle cose ed eccoci già pronti con la versione di Android Auto. Questo è il momento in cui possiamo totalmente dimenticarci dello smartphone e archiviarlo, perché il nostro smartphone adesso è diventato il display della vettura. Ecco, attenzione, io ho parlato di cavo perché per adesso Android Auto è disponibile solo collegando lo smartphone alla vettura con il cavo, ma in futuro Google renderà possibile anche il collegamento attraverso la connessione Wi-Fi. Mi raccomando a questo punto di verificare se avete dati residui, perché vi consuma tutti i vostri giga. Detto questo, attraverso le mappe di Google Maps abbiamo la cronologia che abbiamo visto sul nostro telefono, oppure utilizzando Google Assistant possiamo chiedergli di portarci da qualche parte. Portami al Duomo di Milano. Navigazione verso Duomo di Milano. Capite bene che questa funzionalità è molto comoda perché non dobbiamo scrivere, non dobbiamo digitare e non dobbiamo distrarci per forza. Basta utilizzare la voce e dirgli di portarci in dei punti di interesse. Non c'è neanche bisogno di sapere la via. Voglio andare per esempio in un ristorante? La stessa identica cosa. Portami a Temachigno. Navigazione verso Temachigno. In questo caso ne ha scelto uno a caso perché non ho specificato quale, ma vedete con quale facilità potete navigare. La barra in basso è altrettanto importante perché vi dà la possibilità di gestire due funzionalità differenti contemporaneamente. Abbiamo la navigazione sulla parte in basso, per esempio io qua stavo ascoltando un audiolibro attraverso Audible. Posso fare play? Midas de Colombia. Questo era un audiobook, ma posso ascoltare anche dell'altro. Attraverso il pallino che trovate qui posso entrare nel menu delle applicazioni che io ho già installato. Potete installare delle altre. Abbiamo Maps, abbiamo per esempio Spotify, il vostro Spotify con la vostra playlist già impostata. Poi abbiamo Audible, le telefonate, che tra poco vi farò vedere come funzionano. Amazon Music, qualora abbiate l'abbonamento. E anche Apple Podcast, Play Music. In questo caso, volendo, posso utilizzare anche Waze. Un'altra parte importante di Android Auto è le notifiche delle telefonate, ma anche le notifiche dei messaggi. Oh, mi è arrivato un messaggio. Ricordagli che devono iscriversi al canale e attivare la campanellina. Sì, giusto, mi sono dimenticata di dirvi che dovete iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Come cacchio ho fatto a dimenticarmelo? Un altro messaggio. Ben fatto. Tra tutto quello che c'è qui a schermo c'è una sola cosa che non vi ho ancora fatto vedere, ovvero il menu delle impostazioni. Una volta che cliccate il menu impostazioni dice app impostazione aperta sul telefono, perché ve l'aprirà in automatico. Da qui potete decidere alcune cose, come per esempio il rilevamento di OK Google, in modo da attivare Google Assistant senza premere nemmeno il tasto. E infine, per esempio, potete anche impostare una risposta automatica. Per esempio qui abbiamo un bel sto guidando. Una volta che vi arriva un messaggio come quello che ho ricevuto io, potete mandare così la risposta automatica al vostro interlocutore. Riassumendo, perché dovreste quindi utilizzare Android Auto sulla vostra vettura?
Beh, semplice, perché evitate totalmente ogni tipo di distrazione, non dovete prendere mai lo smartphone in mano, diventa tutto quindi molto più sicuro e meno pericoloso grazie anche all'utilizzo della voce. Il secondo vantaggio è che vi ritrovate ad avere un'interfaccia molto familiare, un'interfaccia che utilizzate praticamente ogni singolo giorno della vostra vita e viene quindi trasposizionizzata, come si dice, trasposta? Bah, si dirà trasposta, va bene, comunque viene trasferita direttamente sul display della vostra auto. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!